grazie a tutti per essere intervenuti a questo appuntamento che è stato lungamente atteso, sia perché il Covid ci ha impedito di trovarci in presenza e desideravamo vederci negli occhi e anche toccarci, salutarci, abbracciarci in questa occasione. E poi perché per organizzare, trovare una data che potesse andar bene, e poi c'è un assente a questo tavolo dei relatori, nonostante previsto da tempo, perché si è ammalato il nostro amico Don Riccardo Beltrami. Vi porta i suoi saluti, non ha Covid, ma da ieri ha una colica da intossicazione molto 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 seria, davvero, forse è già ricoverato, non lo so, intossicazione alimentare, sapete, sono bruttissime, non è in condizione neanche di alzarsi per un po'. Mi dispiace davvero tanto, perché Angela è stato in ordine cronologico il primo lettore tuo. E ogni volta che mi vedeva dice: però che bel libro che ha scritto Angela, ecco. Allora quando gli ho detto lo presentiamo molto volentieri, vero, ci ha scritto con tutti i disegnini di allegria, e poi è andata così. Però insomma, noi abbiamo la gioia di avere a questo tavolo, oltre all'autrice, il professore Don David Murray, che poi presenterò un pochettino più da vicino, e che senz'altro insomma supporta molto bene, no? questo vuoto, e gli daremo più spazio e quindi compensiamo per i contenuti. Io introduco brevemente, poi darei, lo facciamo in maniera dialogata, la parola all'autrice con una domanda, un'altra. Non abbiamo preparato, proprio perché vogliamo che sia un momento di convivialità fraterna. Angela Kermaddi è socia dell'ISTES, ci conosciamo da quando stiamo insieme all'ISTES, cioè 20-21 anni penso, almeno in questa fase, in questo ventennio della storia del nostro istituto, sicché c'è grande stima, amicizia e solidarietà. E così anche con lo scultore Fernando Dominioni, che è suo marito, e lei è forse un po' la musa ispiratrice, non lo so, però questo connubio dell'arte e della scultura molto interessante anche filosoficamente parlando, no? Con la poesia e la letteratura di Angela fa sortire dei figli, dei frutti molto molto significativi, anche artisticamente molto belli. Ecco, io nell'introduzione dico quello che ora brevemente, sinteticissimamente dico a voi, che è un libro che è difficile definire, nel senso che non è un saggio di filosofia stricto senso, perché non parla solo di filosofia, non è un trattato di teologia anche, non è un testo di poesia anche. Allora che cos'è? È una esperienza di vita che ha un taglio, a mio avviso, autobiografico, che però è analogabile con le nostre vite. Insomma, per farvela breve, a me ha affascinato davvero. È un libro che anche per chi come me non è specialista in ciascuna di queste tre materie che ho citato, però risulta avvincente, coinvolgente, inquietante, perché c'è la storia di una vita, di un salto che poi dopo gli chiederò, che Angela ha fatto e che ci ha comunicato. Forse questo è lo scopo, poi la sentiremo, del libro. Certamente io ci ho visto un fine, che è anche la fine, molto spesso la fine di un romanzo, di un testo, di un film, è già il fine, no? Per cui l'autore lo fa, cioè intenzionalmente ce l'ha in mente. Credo che lei abbia voluto comunicarci che la vita è un cammino continuo e che la ricerca della verità non finisce mai, e che bisogna essere disposti a lasciare, a cambiare, a riprendere e a fare a volte salti nella vita. Allora ecco, lei racconta di essere passata il salto dall'antropologia teologica all'antropologia mistica, e sarà una domanda che le farò. E poi naturalmente c'è, che tutti voi la conoscete Angela, ma un po' di biografia va ricordata. Perché? Perché la storia di Angela è quella di essere sì già insegnante di lettere nei licei, nelle scuole superiori della città,
molto stimata, apprezzata, ma di essere poetessa, e poetessa di qualità, a livelli molto alti, conosciuta anche, scusa non ti faccio lodi, ma insomma hai presentato le tue opere anche in altri paesi d'Europa, no? Quindi tante le tue raccolte di versi. E quindi per me la cifra di Angela Kermaddi è essere poetessa, e qui la troviamo filosofa e un po' teologa, allora è che connubio c'è in tutto questo. Nella fine del libro ci trovate una nota biografica, abbiamo voluto metterla perché il libro è edito con la collaborazione dell'ISTES. Sapete che ogni tanto l'ISTES ha cercato, insieme con l'editrice Kion, in questo caso è la Tau, insomma con altre editrici dei nostri territori, di dar vita, di dare vita proprio a delle pubblicazioni. Ecco, questa credo che sia la più recente, l'ultima, del 2020 è uscita, no? Nel gennaio del 2020. E vedremo in seguito se ne verranno altre. Bene, abbiamo voluto inserire proprio una nota biografica con le opere di Angela, perché chi leggerà per la prima volta si avvicinerà a questo libro, io credo che maturerà il desiderio di entrare anche nella sua esperienza poetica. Ecco, perché spesso nel libro si parla di un canto musicale, poetico, che continuamente le sorgeva nell'anima e che le ha fatto fare il salto. Quindi vedete, c'è un po' di suspense insomma in questa storia, no? Vedere come è andata a finire. Allora, è vero che il fine del libro può essere il raggiungimento del salto, cioè il fine e la fine si coincidono, insomma, perché hai scritto questo libro? Mi puoi smentire naturalmente, perché non ci siamo messi d'accordo, è solo la mia impressione. E poi una seconda domanda prima di passare la parola e la voce a David Murray: perché ti è venuto in mente di scrivere questo libro? Perché questo libro è nato l'ultima settimana che sono stata in convento ad Adessa da padre Bernardo, e così mi era venuto in mente di dirgli: perché non scriviamo insieme? Io sto rivedendo la mia tesi su Barthes, dico l'antropologia teologica. Dico: tu scrivi l'antropologia mistica. Al che lui ha detto: ah, bello, no, fai tutto tu. Fai tutto tu, io ti seguo, no? Aiuto, controllo, però lo devi fare. Nemmeno 20 giorni dopo ci ha lasciato. Mi ha lasciato questo compito, per cui era un impegno che avevo preso, non sapevo come fare. Chiaramente ho lasciato da parte tutta quella mia prima precedente esperienza dell'antropologia teologica. Avevo fatto una tesi su questo teologo Barthes, dommatica. Solo la dommatica sono 10.000 pagine più tutte le altre opere. E davanti alla crisi del cristianesimo così svuotato, no, di interiorità eccetera, lui ha proposto di tornare a Gesù, tornare anche Kung ha scritto ritorno a Gesù eccetera, tornare a Gesù partendo da questo assioma dell'uomo Dio. Dice: da lì si vede come Dio voleva veramente l'uomo, quindi l'antropologia basata sull'uomo Gesù, ma un'antropologia dogmatica, perché parte proprio, costruisce sull'abisso, non è che dimostra che Dio esiste, si è rivelato, Gesù è il figlio. Proprio bisognava partire con un sì a priori. Questo sì mi ha tormentato un po' tutta la vita, alti e bassi, ondate e ritorni, e quindi ce l'avevo sempre addosso. Poi la vita fa esegesi da sola, piano piano le pretese dell'io diminuiscono, no? La ragione che parte da giovane, vorace a conquistare la verità, poi si calma,
E quindi piano piano ti apri all'ascolto, all'accoglienza. Quindi se dalla pretesa del possesso passi all'accoglienza, all'accettazione, sei più disposta a dire sì. E c'è stato piano piano questo passaggio all'ascolto. Ero disponibile a rivedere quella mia tesi, eccetera, ma poi è arrivato Bernardo con questo incarico, che per me è stato tanto importante, perché io ho scritto sempre versi da ragazzina, insomma. Però oggi la poesia è considerata un passatempo, ecco. E invece la scoperta, l'incontro, grazie alla Divina Provvidenza, con gli Dente, eccetera, l'incontro con Rielo, ha dato questa dignità veramente alla poesia, perché Bernardo ha scritto su un'introduzione alla raccolta di poesie del loro fondatore, di Fernando Rielo, ha scritto: la poesia è manifestazione, espressione del divino e del divino in noi, quindi non è più un passatempo, ecco. È stato veramente importante. Però io chiedo scusa, perché io non sono una teologa, non sono una filosofa, malgrado tutti questi miei interessi, e quindi è stata un'invasione di campo, perché io ho scritto sì una decina, 13 in tutto, libri di poesia, ma questo proprio è diverso, ecco. E quindi vi chiedo scusa, perché non è il mio campo. Spero di non aver fatto chissà quanti errori. Se c'era Bernardo, dice, mi aiutava, ma poi ho dovuto fare tutto da sola. Io penso che Bernardo De Angelis ti abbia aiutato da là. Bernardo De Angelis è stato a Terni in vari appuntamenti con i seminari filosofici, specialmente con i giovani, e lui, missionario Identes, sacerdote, grande filosofo, che organizzava, ora lo fa lui, momenti internazionali di metafisica, no? Mondiali. Ecco, è vissuto in una capacità, diciamo, di intimità con il Signore che ha affascinato i giovani, e parlava da filosofo. I giovani non sapevano neanche che era sacerdote, lo hanno scoperto dopo 5-6 anni che veniva e faceva queste sue conferenze a dialogo. E ogni anno ci chiedevano nelle scuole: ma c'è Bernardo? C'è Bernardo, pensate, no? E proprio era il fascino della, io penso, della vita mistica, dell'unione intima con Dio, che si traduceva in silenzi, in libertà di spirito, in battute anche scherzose, cioè quella capacità di accoglienza e d'ascolto. Quindi grande. In fondo sul tavolo trovate una raccolta sua di poesie, molto molto bella, veramente l'ultima raccolta, vero Angela? Ecco, prima però di fare una seconda domanda, volevo entrare in medias res leggendovi proprio la prima pagina del libro di Angela, la sua premessa, perché ci fa entrare dentro il suo linguaggio e la sua storia, a mio avviso. Pagina 13, perché l'ho in mano. A volte il tempo fa lunghi giri per riportarti cose che credevi di aver perso, e può accadere che non le riconosci nemmeno quando tornano, perché sono cambiate d'abito. La dogmatica di Barthes fu fascino, piacere, interesse, studio, ma adesione intermittente. Lampi inghiottiti poi dall'oscurità della vita. E l'antropologia, fondata sulla cristologia, così bella e salda, e insieme così fragile, minata, senza fondamento, se perde il modello, crolla con tutto il sistema di pensiero nato intorno al corpo assente del Cristo. Ma l'importante è che la brace resti viva, avverte un verso di Bernardo De Angelis. Dopo decenni, persa in una solitudine che ora mi appare segno di comunione in misura molto più vasta di quella di una possibile presenza, mi sono ritrovata davanti
col mio bisogno lievitato di senso, questo teologo, con la stessa richiesta, a esigere la stessa decisione a priori. L'esistenza umana, groviglio di bisogni e paure, è viaggio misterioso verso la luce. Dice Gregorio di Nissa che i concetti creano idoli, mentre solo lo stupore può accogliere qualcosa. La mente non può produrre la verità, la può solo trovare. Dio non è sostanza, ma evento. Come è stato un accadimento nella storia, così è un evento per l'anima. Ecco, un evento per l'anima. E l'esperienza è stato il luogo in cui questo evento ti si è manifestato primariamente, prima ancora, no? Dello scritto, prima ancora del libro, prima di intraprendere una vita di intimità mistica con Dio. Hai già vissuto in qualche modo intimamente con Dio, con l'infinito, così ho capito dalle tue poesie, già prima, perché questo evento ti ha preceduto, Dio ti ha preceduto. È un incontro, c'è questa spinta interiore, tutti lo ricordiamo, vogliamo partire da Kant. Kant dice: c'è un germe indistruttibile in ognuno di noi, un germe di bene. Oppure Simone Weil, c'è questa forza misteriosa che spinge, tu la senti, c'è questa forza che poi dalla materia, materia mater, va avanti, no? Verso l'evoluzione e verso la complessità, verso l'organizzazione. Piano piano la materia si organizza sempre più complessa, andiamo verso la perfezione, verso il ritorno. E quindi Dio, c'è differenza fra la spiegazione razionale e la conoscenza. Lo conosci interiormente, te lo senti dentro, ecco l'apertura genetica di cui parla Riero. È questo mistero che ci abbiamo dentro che ci spinge. Abbiamo bisogno però di fare silenzio, abbiamo bisogno dello stupore. Io ho una nipotina che adesso ha 5 anni, quando aveva 4 anni mi è rimasto impresso. Una volta camminando lungo la strada si è fermata, ha aperto le braccia e ha detto: guarda quanta bellezza. E poi, correndo per l'uliveto in mezzo ai colchici fioriti, viviamo in un mondo di fiori. Questo stupore bisogna ritrovare, questo stupore è solo questa la vera comunione. E allora tu ti senti questa forza dentro, e è appunto la voce. Ieri, proprio ieri, io ho fatto sentire una registrazione del rumore del mare che mi è stata spedita con WhatsApp da un'amica. E sentiva tutto questo rumore del mare, dico: senti, è la voce del Padre Celeste. Dice: lui ci parla col vento, con le nuvole, ci parla silenzioso. Dico: Dio mio, ha capito tutto Giovanni della Croce, ci parla silenzioso. È questo contatto, certo, che adesso ne ho preso più. Ne ho preso più coscienza, indubbiamente, perché noi siamo, dice Mariano Ballester, figli del vento, cioè viviamo di respiro, significa che riceviamo e doniamo, viviamo di respiro. E nella Genesi Dio soffiò nelle narici e l'essere divenne vivente. Gesù soffiò agli apostoli: io mando voi, come lui ha mandato me, io mando voi. Questo soffio che noi abbiamo siamo, se sappiamo ascoltare e non modifichiamo con la nostra pretesa di creare da soli, eccetera, siamo ruà della ruà divina. È questo che ci fa vivi. Io penso che se ascoltiamo andiamo sulla via del ritorno. Ecco,
E quindi sei in qualche modo con il libro, no, per concludere questa prima fase, sei voluta ritornare alle origini della poesia stessa, alla genesi, prima della poesia. Ecco, questa genesi, questo metodo genetico, professor Marre, di cui la teologia e la filosofia di Fernando Rielo è il profeta, e corrisponde alle aspirazioni dell'uomo, è qualcosa che anche lei ha rintracciato nella sua esperienza di vita? Ce ne parla un po', perché non ne sappiamo mica tanto. Bene, preferirei non parlare di me, però comunque io ho conosciuto la vocazione religiosa e poi subito dopo ho conosciuto Fernando Rielo a New York e ho sentito vivamente la chiamata divina. Io ho sentito che il fondatore stava agendo con una pulizia intima, per me palpabile. Quando l'ho conosciuto nei primi momenti, oltre al fatto che mi ha dato l'impressione di un uomo estremamente ispirato, perché avevo 24 anni, avevo fatto studi anche per necessità resistenziale di mistica comparata, leggevo la mistica orientale, la mistica di diverse religioni e poi anche la mistica classica cattolica. E avevo tante domande, ho sentito che lui aveva risposte alle domande, però al di là della parte intellettuale, che vedevo che non era la sua preoccupazione principale, anzi scherzava, diceva che la scienza è un hobby, la scienza è solo un hobby, non è la chiave della vita. Che lui stava agendo con un disinteresse di attaccamenti umani totale. Da giovane, voi sapete, i giovani idealisti stanno cercando l'autenticità, no? Io sentivo che lui non aveva nessun interesse umano a dimostrare niente a nessuno, che lo stava agendo perché era convinto che le persone divine gli avevano chiesto di fare il fondatore e non per altro motivo. Non aveva nessun interesse umano di nessun tipo. Questo è ciò che ho percepito in lui e per questo mi sono proposto e mi ammise alla comunità, per questo sono qui. Così scoprì, dopo prime impressioni, prima dell'incontro con l'incontro, in questo caso, prima con Cristo veramente e poi con il fondatore. Allora, più interessante di parlare di me è questo libro. Dobbiamo, per favore, voi a Terni, questa è una persona collaudata nella cultura locale, io ho avuto la grazia di collaborare per diverse volte qua negli anni scorsi, ho conosciuto molto bene Bernardo De Angelis, padre Bernardo, lo ho stimato moltissimo perché è una persona molto dotata e anche nel senso specifico del nostro carisma, perché aveva una capacità intellettuale, poetica e spirituale veramente notevole. Quindi era un missionario molto completo in questo senso, senza dubbio. È un dono speciale anche apostolico per i giovani, che è un altro aspetto del carisma che ha avuto in modo spiccato. Attirava i giovani, anche quando non diceva niente. Da professori di istituto che lui facevano domande e lui rispondeva, beh, e diceva, ma che saggio è? Non doveva spiegare niente, i giovani erano affascinati, no, perché era una persona profonda e lo captavano i giovani. Comunque, si sente bene? Si deve parlare un po'? Più vicino alla bocca. Allora, questo libro è da leggere, è frutto di uno studio di molti anni, perché sono convinto che
tantissimi anni fa cominciò la riflessione, una serie di riflessioni in realtà, un tessuto di riflessioni dove appaiono grandi figure del secolo XX. Barthes, di cui lei è esperta, occupa un posto centrale, ma c'è anche Bultmann, c'è Freud, c'è la mistica comparata, riferimenti al sufismo, all'induismo, al buddismo, che non sono oggetto dello studio, però cerca di collocare nel contesto culturale del secolo XX diversi pensatori e poi entrare nella sfera mistica. Allora, lei non ha avuto sicuramente specializzarsi in Fernando Riello, però ha trattato lui come gli altri pensatori, mi pare, con grande rispetto. Quindi è un libro del tutto interessante per capire dal punto di vista del poeta, perché il poeta sta cercando la vitalità, non tanto la struttura concettuale. E lei sta facendo riflessioni però molto profonde, secondo me molto mature, sul ruolo del pensiero, sul ruolo della cultura, sul ruolo della poesia e come si intrecciano in una società dove molte persone hanno perso un po' l'orientamento, si sono svuotate, non sanno cosa credere. E in questo contesto del secolo XX fino ad oggi, lei conduce una riflessione che sbocca verso l'unione mistica. Non c'è nessuna forzatura in questa riflessione. Secondo me è molto rispettosa, come deve fare un pensatore serio, con tutte le materie e con tutte le persone, però allo stesso tempo è irrequieta, perché non è contenta solamente di fare osservazioni, sta cercando la verità fra questi diversi pensatori. E non potendo sapere alcune cose di Fernando Riello, che è ancora recente e non tutto è stato pubblicato, ha fatto una sintesi ammirevole di molti aspetti e non è sistematica, nel senso che non sono questioni scolastiche, ma sono filoni che forse proprio di una associazione poetica, di una mentalità poetica, sono filoni che si intrecciano fra diversi pensatori, inserisce diversi punti, a volte facendo un piccolo salto da un pensatore protestante a un pensatore cattolico, a un mistico del secolo di oro come San Giovanni della Croce o Santa Teresa d'Avila, e poi mettendo un rapporto con Fernando Riello. E credo che forse, però certamente si deve leggere, perché questo libro apre la mente a qualsiasi persona. Non è necessario essere esperti di tutti questi pensatori. Lei ti accompagna e, se conosci bene i pensatori, ti stimola a conoscere meglio alcuni aspetti e il significato. Ora, uno dei grandi nodi del libro, che è tanto profondo, lei riconosce tutti i campi, la poesia e questo soffio di vita eterna, di sogno, di trascendenza, che ha colto molto bene e ha citato con diversi autori, anche Bernardo De Angelis, che era l'unico missionario in più di 40 anni di Premio Mondiale di Poesia Mistica, e l'unico missionario che ha avuto una menzione d'onore in tutti questi anni. E questo già dà un'idea della sensibilità che aveva. La giuria in quell'anno voleva nominare, non ha vinto il premio, nessuno della nostra comunità ha vinto il premio, però ha avuto una menzione d'onore, e come il secondo posto, e
e ci sono buonissimi poeti che si presentano ogni anno a questo premio. È proprio un'avventura questo libro, perché tratta tanti temi, però uno dei più profondi è il ruolo del pensiero con la vita storica e come entra in questo bilancio la dimensione soprannaturale, perché mi interessava nei diversi teologi e altre figure che ruolo ha la trascendenza nella struttura terrena dell'essere umano. E credo che come poetessa un po' ci sta dando la risposta perché ha fatto una tesi dottorale su Barthes, no? Perché ha scritto questo libro? Sì, certo, padre Bernardo, che sia nella gloria, sicuramente ha dato una mano a questo, sicuramente ha avuto un'ispirazione perché ha fatto un lavoro prezioso che vale la pena. Non è semplicemente un compito o una conclusione di alcuni studi, no, è proprio, secondo me, un apporto. E sono contento che ha preso l'idea di antropologia mistica ispirandosi a Fernando Riello, perché questo è il miglior modo anche di raccogliere il suo spirito. Però alcuni aspetti sono molto difficili da rispondere. Lei pone le domande. Se l'esperienza non è pensiero, qual è il senso del pensiero? Se l'esperienza non è di meno una giuridicità, qual è il senso del campo morale? Se la mistica non è moralismo, allora perché i mistici sono stati moralissimi su diversi livelli? Come? Serve la fusione. Esatto. Fernando Riello dice che l'unione morale è condizione dell'unione mistica. Senza unione morale con Dio. La mistica non è morale, va molto al di là e può anche trasformare la configurazione morale delle persone. Come sappiamo nelle storie della conversione, no? Come un fulmine, no? Però senza un desiderio di distinguere fra bene e male non si arriva al culmine della vita mistica. È condizione di essere un grande mistico. Tu devi avere un senso dell'unione morale con il divino. E poi la struttura mentale dei mistici. Sì, Santa Teresa ha avuto dialogo con le persone divine. Santa Teresa d'Avila, perché ha scritto il castello interiore che ti dà una serie di tappe ben concrete sul... Se un incontro, se ineffabile, se un'emozione senza parole, se un silenzio senza struttura, perché questi mistici dottori fanno libri? O Santa Caterina da Bologna, dove padre Bernardo ha passato parecchio tempo, ha fatto anche quadri nella casa di Bologna, che suppongo che hai visto, no? Eh sì. La copertina del libro di Bernardo è disegnato da lui. Allora, se uno slancio ineffabile, perché i grandi mistici dottori fanno schemi? Fanno schemi su schemi su schemi. A volte inventano terminologia mistica a non finire. Precisano concetti inediti sulla vita interiore. Se ineffabile, perché tanti concetti? Io vorrei proporvi modestamente un'osservazione. Lo scheletro non è la vita umana, però senza scheletro tu non combini niente. E la struttura concettuale e anche morale della vita umana è come un'impalcatura senza la quale tu non puoi costruire l'edificio della vita. Se non c'è un'impalcatura, non fai niente. I grandi santi, per quanto fossero nel volo soprannaturale, hanno capito questo
concretamente. E per questo hanno fatto tanti schemi, per questo hanno scritto il castello interiore, 12 giardini di Santa Caterina da Bologna e tanti altri libri, la purificazione in San Giovanni della Croce sicuramente è la presentazione più meticolosa della storia sul processo purificativo. Eppure lui era innanzitutto un poeta mistico, parlava del volo, che dove non c'è schema non c'è neanche purificazione, c'è un incontro amorevole di Dio. Posso fare una domanda? Sì. Te lo riprendo un attimo, no? Uno degli aspetti fondamentali è che è questo incontro personale con Dio, quindi l'incontro con Dio proprio di una visione mistica, no? È un contatto, è una relazione personale. Allora, nella concezione genetica, no? Di Fernando Riello, la relazione di Dio Padre con il Figlio nello Spirito Santo, quindi la Trinità, come si rapporta con la capacità di relazione umana? Cioè, noi siamo immagine e somiglianza di Dio in questo senso, cioè in una visione antropologica mistica l'uomo si conosce a partire da sé o a partire da Dio? Per conoscere se stessi bisogna avere la conoscenza esperienziale di Dio? Sicuramente molti autori, e spero davvero che leggiate questo libro, perché affronta questo aspetto con diversi autori. E vorrei precisare alcune cose su Riello in rispondendo a questo aspetto genetico, perché il grande conflitto nel pensiero religioso anche in Occidente, uno dei più grandi conflitti, è il rapporto fra le due dimensioni, divino e umano. C'è una tendenza, anche per simplismo, di ridurre o il divino all'umano, che naturalismo o un umanesimo rinchiuso in sé, o ridurre l'umano al divino, che è spiritualismo o panteismo. La gente tende al monismo, o tutto è materia o tutto è spirito, perché se no non si spiega come potrebbero esistere due dimensioni così diverse fra una finitezza materiale e una assolutezza spirituale, come coesistono in un modo significativo e equilibrato. Questa per me è la domanda, e Riello nell'esperienza con la divinità pensa, almeno a livello di spiegazioni, di aver trovato una risposta. E se questo è vero, è più che una risposta di Riello, è proprio una risposta cristiana, più che una risposta di lui. Non è la teoria di Riello, diventerebbe un'altra cosa. Allora, lui era molto malato negli anni 60 e pensava di morire, si sentiva debolissimo e andava per le strade di Madrid dicendo, come Santa Caterina da Siena, linguaggio della scolastica: tu sei l'essere, io il niente, perché si sentiva quasi a punto di morire negli anni 60. Allora la voce del cielo rispose: io sono più dell'essere di cui parli, io sono più dell'essere. E lui cominciò a far girare questo nella sua sensibilità dinamica e cominciò a fare una nuova metafisica, l'essere più, dove il più dell'essere corrisponde al cristianesimo, al figlio del padre, perché il figlio è il gene, è il più del padre,
e lo Spirito Santo è il più del Padre con il Figlio. Il gene è semplice, è il più, io e te, tu sei il più di me, e l'altro risponde, e tu sei il più di me, no? Tu sei il più di me. Allora, la geneticità significa la comunicazione. La relazione, la comunicazione fa esseri diversi, che non sono riducibili. Allora, il monismo è impossibile e l'impersonalismo è impossibile per Rilo. Sia l'assoluto monista, un solo essere, impossibile, dice Rilo, non funziona. Non può esistere, sarebbe come un buco nero. Si sparita un essere, essere e essere come Parmenide non esiste. Dice Rilo, questo è fantasioso. Quello che può esistere è un rapporto eterno che genera rapporti. E questo è l'aspetto genetico. Allora, molto concreto, perché molti santi hanno avuto in cristianesimo l'idea della generazione del Verbo, e questa generazione si manifesta in tutto il creato. Questa è un'idea costante dei santi cristiani. Qual è la particolarità di Rilo? Lui sposta a livello creato la geneticità, e lui spiega che il gene assoluto divino è fra le persone divine, e all'interno della Trinità sono genetiche le persone divine, perché si trasmettono tutta la vita, meno la caratteristica di ogni persona, perché sono diverse. Però tutto il resto viene trasmesso geneticamente. Quindi il gene è un solo concetto. In noi il gene ha un altro significato. Questo è importante, se non si capisce, perché noi abbiamo una natura creata, corpo, anima e spirito, fisico, psicologico e spirituale come soggetto. Lo spirito è la sede del soggetto, dell'io. E questa è una natura creata. Allora, quello che lui ha contemplato dell'essere più è che la Trinità infonde in noi un campo superiore, trascendentale, che ci permette di rapportarci con l'assoluto. Cioè tu, che non sei assoluto, puoi comunicarti con l'assoluto. Com'è possibile? Se io sono nella finitezza, ho un limite, come posso comunicarmi con tre persone infinite? Perché mi infonde un gene mistico che mi accompagna sempre, fin dalla creazione, fin dal concepimento, mi infonde un gene che mi permette di interagire con l'assoluto. Mi apre all'assoluto, mi dà la potestà. E quindi tu mi hai domandato, è nostro o suo? La geneticità è condivisa, in parte è sua, perché mi infonde l'apertura del mio spirito. E l'apertura non è mio spirito, mio spirito è un ente creato, ha bisogno dell'apertura. Mi infonde una cosa aggiunta, che è l'apertura all'assoluto. E con questa apertura, che lui chiama gene mistico del gene divino, è un riflesso differente del gene divino. Sì. Ti riprendo. Poi avremo modo di rifletterci, no? Leggendo il libro. Io leggo ancora un pezzettino, qualche riga da Angela, e poi diamo la parola anche a voi, no? Se volete fare domande. Capisco che si richiede molto. Lei scrive a un certo punto: siamo, riepilogando questa impostazione filosofico-teologica di Fernando Rilo, siamo finitezza aperta all'infinito.
e cita da Fernando Rielo dalla concezione mistica nell'antropologia, citazione: abbiamo, oltre all'eredità genetica nell'ordine biologico dei nostri progenitori, soprattutto l'eredità genetica a livello ontologico, cioè dell'essere. Siamo ontologia o mistica eredità genetica, suberazione creationis del padre. Abbiamo questa eredità, quindi abbiamo la presenza, la divina presenza dell'assoluto in noi, è il gene. La nostra eredità genetica, sia a livello dianoetico, conoscitivo, che a livello ipernoetico e quindi al di là della nostra conoscibilità. E ancora, da tenere presente che Rielo non distingue mistica da ontologia. Dio è presente in tutta la realtà, nella materia e nei fenomeni, è presente come axio in distanze, cioè nel mondo fisico, vediamo la sua impronta. Nel mondo vegetale e animale la divina presenza è riverberazione estrinseca, cioè non costitutiva dei viventi non personali. L'essere umano è invece qualcosa di più di ciò che egli stesso riesce a concepirsi, perché occorre considerare la divina presenza nello spirito umano. E concludo: scollegato dall'assoluto, fuori da Dio, l'uomo resta incomprensibile, chiuso nella sua finitezza, triste nel suo egoismo e solo con le sue paure. Forse c'è un aspetto, perché sempre sta facendo la domanda, che è molto intelligente la domanda, in tutto il libro: qual è l'estensione dell'azione divina? Affetta tutte le persone o alcune persone? Qual è l'estensione della mistica? Allora la risposta deve essere precisa, perché Dio è presente in ogni persona, ma attenzione, la modalità della presenza non è esattamente la stessa. Allora, esatto, perché il fondatore stabilisce presenza costitutiva in ogni persona e sempre. Presenza costitutiva. In realtà per lui le tre persone divine sono presenti, e poi la presenza non può essere creata, è la presenza personale, ma nella misura dello spirito creato, cioè la Trinità è presente in ognuno di noi sempre, come nascosta nel nostro spirito, ma non è che io possa contenere l'infinito. Attenzione, è presente al modo del nostro spirito, no? Si fa presente, non può creare la presenza, o ci sei o non ci sei. Se tu sei al telefono, ci sei, non puoi inventare la presenza, o ci sei o non ci sei. Allora, quindi è presente in ogni spirito creato, in ogni essere umano, senza eccezioni. Non ha niente a che fare con le qualità morali, intellettuali, neanche fisiche, neanche cerebrali della persona, perché lo spirito non è fisico. Se qualcuno ha un dubbio sulla non fisicità dello spirito umano, basterebbe osservare l'estasi dei grandi mistici, dove lo spirito si stacca, e sto parlando di santi cattolici, con testimoni e con anche un controllo, no, su di loro. Lo spirito si stacca a una contemplazione soprannaturale e poi torna nel corpo. E perché lo spirito è fatto per esistere con la psiche e il campo fisico, non può esistere per molto tempo fuori senza senza che la persona lasci la terra. Però è differente. Un bambino in grembo può contemplare la Trinità. Un bambino nel grembo materno può contemplare
anche dopo il concepimento, lo spirito infuso, creato e infuso nel grembo materno e può avere un'estasi nel grembo materno, dopo il concepimento, subito dopo, perché non ha bisogno del cervello. Lo spirito per esistere non ha bisogno di un cervello formato. Quello è una cosa ulteriore che si manifesta nella vita umana, ma non è l'essenza del bimbo. Comunque esiste la presenza costitutiva necessaria per l'esistenza della persona, che San Giovanni della Croce chiamerebbe l'unione sostanziale di Dio con ogni persona umana. Cioè lui deve essere presente nella struttura dello spirito affinché lo spirito esista, affinché il soggetto esista, che faccia bene o male un'altra questione, però per esistere Dio deve essere presente. E questo include le religioni. Nel cristianesimo Riello dice che lo Spirito Santo eleva la presenza costitutiva a un livello santificante, che è espressamente trinitario, dove la persona comincia ad avere, si mette attenzione, comincia ad avere consapevolezza della Trinità. La Trinità è presente in tutti, ma non tutti hanno consapevolezza della Trinità, perché è rivelata con la grazia santificante, normalmente a partire dal battesimo. Per questo il battesimo ha un senso mistico. E i non cristiani, la prima domanda, quando io avevo 24 anni, domandai a Fernando Riello a New York, i non cristiani hanno un'esperienza della Trinità? E lui mi rispose, una certa intuizione, mi disse, una certa intuizione. Non vanno per strada e dicono la Santissima Trinità, no, non possono fare questo. Però nel simbolismo delle religioni ci sono molti simboli triadici, perché in ogni spirito umano c'è l'impronta della Santissima Trinità. Volevo dire che noi siamo, ecco, questa apertura genetica che ci definisce, questo è un desiderio costitutivo che ci definisce l'uomo, mentre tutti gli altri esseri sono determinati, l'uomo non è determinato, l'uomo ha questo più, questo desiderio costitutivo, e deve essere una risposta a questo desiderio che ci costituisce, questa è l'apertura genetica. Ma siamo, dicevo prima, respiro, siamo relazione, come Dio è relazione tra padre e figlio, siamo relazione. Ma il bello è che anche, per esempio, tutte le altre scienze si stanno rendendo conto di questo bisogno della fusione con la religione. Perché per esempio, va bene, Freud non parla della sua nostalgia del padre, però l'essere umano da solo non si regge. C'è Otto Rank, che è il più importante collaboratore di Freud, che alla fine sostiene appunto che l'uomo può vivere solo se è stretto a un supporto che lo fonda, un supporto ovviamente esterno, no? Che lo fonda. Quindi la psicologia dà la mano, appunto, appostula il bisogno della religione. Così ugualmente la fisica, adesso nella fisica quantica, la realtà è la materia è apparente, la realtà è solo relazione. Sono i salti quantici che danno, danno peso e volume al nucleo dell'atomo. Solo con la relazione si crea la materia. Quindi tutto il mondo è relazione. E noi siamo questa apertura a questa relazione, ovviamente
oltre noi, perché? Per questa divina presenza che ci abita e ci fa, io tante volte mi sento una V, cioè questa apertura verso l'infinito, no? Questa è importante. Però questo è un compito, perché oggi l'uomo sta perdendo questa sua capacità di dire, siamo tutti chiusi individualisticamente nei nostri problemi, nel nostro egoismo, nella nostra angoscia, non si sente più, no? Non è più capace di relazioni con l'altro. E allora qui subentra un po' la poesia, il compito della poesia, perché la poesia è proprio questo ascoltare, certo, ma non solo, è un messaggio, e quindi deve essere anche una testimonianza, una collaborazione a ricreare l'uomo e a ricreare il mondo, una collaborazione a riportare il mondo verso Dio, perché dice che siamo figli. A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli. È in tutti noi, ma lo devi accogliere, perché se non te ne accorgi non sei figlio, no? Quindi se lo accogli sei figlio, se sei figlio sei anche erede, e devi quindi occuparti di questo mondo e cercare di migliorarlo, di modificarlo, di riportarlo al padre lungo la via del ritorno. Quindi la poesia è un dono. Nasce da sola, non è che così fiorisce, no? Una ninfea che all'improvviso appare, una rivelazione, che ne so, è qualcosa che emerge da solo e devi sentirlo, però non te la puoi tenere, questo misticismo chiuso individualmente non serve a poco, bisogna in qualche maniera cercare di dare un messaggio, no? E quindi io vedo questo compito, certo, perché significa essere per gli altri, addirittura collaborare un po' alla creazione, collaborare, oppure se andiamo a finire a Bonhoeffer non è solo una collaborazione, Bonhoeffer ci dice che c'è l'incarnazione continua di Cristo nell'uomo, nella sofferenza del Cristo crocifisso. E quindi noi dobbiamo collaborare a aiutare a portare questa croce, questa sofferenza, ecco, dobbiamo in qualche maniera portare avanti questo compito, diceva Tillesum ai campi di concentramento. Diceva, capisco che tu non ci puoi aiutare, Dio, siamo noi che dobbiamo aiutare te. Ci sono dei periodi bui in cui siamo noi che dobbiamo difendere la tua parola, dobbiamo difendere il tuo messaggio, mantenerti vivo dentro di noi, una piccola parte, difenderti, certo, difendere la tua vita e portarti avanti. E allora ecco che se la poesia, quella vera, non dico io, se la poesia è la voce del, no, del divino in noi, è la manifestazione del divino, significa che è un compito, è una missione importante, è un annuncio, richiede partecipazione, richiede questo impegno continuo. Nel mondo c'è intenzionalità, come il seme è intenzionato a nascere spiga, a diventare spiga, così c'è questa intenzionalità che bisogna ovviamente accondiscendere, ovviamente difendere in certi periodi neri. È un compito importante. È un compito e un bisogno, no? La poesia. Allora, volete esprimere qualche opinione, qualche perplessità, qualche domanda o impressioni? Un silenzio di meditazione forse è la cosa più congrua in questo momento, è adatta, però così a caldo che di queste conversazioni nostre, no? Che ci può restare uscendo di qui? Allora aggiungo una cosa,
c'è un ultimo capitolo in cui ho scritto il titolo La consolazione di Dio, che non è un genitivo soggettivo, un genitivo oggettivo, tutte e due, cioè non è Dio che ci consola, è l'unico dono che può fare l'uomo a Dio, ascoltarlo. La consolazione diventa, la poesia diventa una consolazione nel senso che tu mi soffi, io ti accolgo, io ti ascolto, almeno questo offro a te, questo mio ascolto, quindi cerco di consolare nei limiti del possibile, chiaramente, scusate la superbia, ecco, dico, ecco, in questo ascolto di Dio, se non altro che la voce, che questo soffio non vada perduto. Su quello che dicevi della collaborazione, no? Divino-umana, San Giovanni della Croce ha una frase molto famosa che le religiose che vedevano le sue poesie in modo privilegiato dicevano: ma dove hai preso queste frasi? Sono così suggestive che c'è un lirismo straordinario. Dove hai preso queste parole? E Giovanni della Croce ha detto: mi pare che Dio mi ha dato alcune parole direttamente e altre sono dovuto andare a cercare io. Ma Dio è un amore che non solo ci dà pure le parole per rispondergli, è veramente tutto lui. C'era un verso di Bernardo che dice: non essere più io, che pace sarebbe essere solo parola di Dio. Rielo dice che ascolta ad ali giunte come fosse una fiamma di silenzio. È bellissimo tutto questo. Sì. Bene, se non ci sono altri interventi, ci salutiamo. Se potete prendere il libro ora, altrimenti lo trovate qui al Cenacolo San Marco, perché ce ne sono alcune copie. Io credo che questo incontro ci abbia fatto riflettere, ci abbia fatto bene, ci ha fatto ritrovare sulla base di un fondamento che ci è costitutivo, no? Quello di essere in relazione tra di noi e della necessità e della bellezza anche della relazione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito, cioè con la Trinità. Io penso che credenti e anche non credenti, in questa gioia dello stare insieme e di condividere la bellezza, il bene, il desiderio di miglioramento di questo mondo e anche il desiderio di consolare Dio nei periodi più bui come questo che stiamo vivendo, tra la pandemia e la guerra, ecco, questi obiettivi, queste finalità ci accomunano e sono esse stesse un rilucere della Trinità nella storia. Coscienti che ne siamo e anche poco coscienti che ne siamo, ma Dio non ci abbandona, resta nella storia. Oltre a ringraziarvi tanto, voglio fare una proposta che sulla base di quello che hai scritto questo bellissimo libro, che non lo è, allora io penso che c'è un'altra sfida qui, perché non creare qui interni un istituto, dovete decidere come nominarlo, mistica e cultura, per studiare le diverse modalità del campo trascendentale dell'essere umano nella cultura applicata alla vita. Cioè, se vivessimo 100 anni si potrebbe facilmente realizzare. Comunque butto via questa idea perché è in linea. Sì, salutiamo.
è un impegno, no? Quindi ci lasciamo con questo impegno, verifichiamo la possibilità, non diciamo di no, anzi saremo portati a dire subito di sì. Potrebbe essere un segno provvidenziale, no? Questa sera, di dar vita a un centro, a un istituto che approfondisca queste tematiche. Grazie al professor David Murray, che, pensate, oltre a tutte queste belle tematiche si occupa anche di sport e di spiritualità dello sport. Io non vi ho prima parlato di lui, docente all'università, conosciuto insomma in tutta Europa. Uno dei suoi libri si intitola Missione Sport, spirito e visione nell'attività sportiva, Angela Teglia Edizioni. Si trova ancora in giro, perché anche questo aspetto, no? dell'umanità di tutto quello che facciamo e della umanizzazione di tante nostre esperienze, questo dello sport per esempio, è molto interessante, è carino, padre David Murray. Grazie a voi, grazie ad Angela per questa bella cosa che ci ha fatto.